fatto con una domanda un po' critica, diciamo, ovvero Everybody Loves Diamonds riesce a creare un connubio tra la tradizione dell'heist movie e con un mercato internazionale, che è quello appunto delle piattaforme, ma non solo. Una domanda per tutti e tre. In passato il nostro cinema ha già regalato grandi successi del genere heist movie, molto spesso contaminati dalla commedia all'italiana, i soliti ignoti, un titolo su tutti. In questo caso però si lascia da parte la commedia all'italiana per puntare solo al genere. Secondo voi potrebbe essere questa la combinazione ideale per creare un'identità italiana nel mercato internazionale? Se vedrai tutte le 8 puntate, non è messa così tanto da parte la commedia, nel senso che ovviamente nel primo episodio c'è meno perché il primo episodio è un setup di tutto quanto, però poi credo che ci sia una giusta quantità di commedia, nel senso noi non abbiamo né voluto esagerare e raccontare solo quello, ma come hai detto tu, insomma, mischiare le cose e far sì che ogni genere si portasse dietro uno stile registico e quindi non soltanto una messa in scena così. E, per cui io credo che poi noi non abbiamo cercato di inseguire, come dire, delle formule, delle cose, però io credo che questa forma di intrattenimento, chiamiamola così, che Everybody, funzioni proprio perché miscela in realtà poi tanti generi insieme e lo faccia rispettando però ogni genere, cercando in ogni genere di metterlo in scena nella maniera migliore possibile, più contemporanea possibile, ecco. E il personaggio che tu interpreti nella serie a un certo punto pronuncia questa frase nel primo episodio: dicono che nella vita i sogni si pagano. La serie, oltre a essere appunto uno splendido intrattenimento di genere, ma non solo, racconta anche i sogni o il libero arbitrio, quindi la capacità di essere autori della propria storia, in qualche modo. Sì, è un pochino il succo di quel monologhetto lì, no? Libero arbitrio, autodeterminazione, inseguire i propri sogni. Poi a un certo punto aggiunge, però devi stare attento a non alzare troppo la testa perché sicuramente ci sarà qualcuno che te lo vuole tagliare. Sì, è uno di quei monologhi che così ci permettono, attraverso anche il fatto che il personaggio si rivolge direttamente alla telecamera, proprio di entrare in grande confidenza col pubblico, con lo spettatore, di renderlo partecipe di quello che è un tema fondamentale, cioè l'inseguire un sogno. Ecco, per me Leonardo è questo, in buona sostanza. È un fanciullone che ci prova ad alzare la testa e questo lo rende simpatico, ed è facile empatizzare con lui. Carlotta, invece il tuo personaggio è in questa banda di Leonardo, appunto, è un personaggio che è sullo stesso livello degli altri due complici. Secondo te è importante oggi vedere questi ruoli femminili sul piccolo e grande schermo, questi ruoli nuovi che creano una nuova rappresentatività anche? Sì, devo dire che mi è piaciuto interpretare un ruolo femminile che non fosse in funzione di essere, diciamo, madre, moglie, figlia, in un senso come d'appoggio, no, per quel grado di parentela, che questo penso che serva un po' di più, cioè storie di donne che sono anche sole, cioè madri, moglie e figli sono sempre delle storie importanti, però il mio ruolo in questo mi è piaciuto molto perché, come dire, è vero che ho questo padre dietro di me che in qualche modo forse è anche un po' una cosa che mi spinge a sperare per lui una possibilità migliore, però ecco, mi muovo con le mie gambe, come dire, non devo appoggiarmi a qualcuno se non ai miei compagni della banda. E questo per me è il massimo in questo senso qui, sia come attrice che anche come dentro la serie, no? Durante le riprese mi divertiva che il mio appoggio fosse come per ognuno di loro su di me. Se la battuta è ritmo più tempo, in questa serie ritmo e tempo sono fondamentali. C'è un racconto corale per quanto riguarda gli attori e dal punto di vista invece della regia, quanto è stato difficile unire tanti frammenti, in una narrazione unica con un montaggio serrato? Beh, guarda, abbiamo fatto delle scelte di montaggio anche un po' più audaci rispetto a una forma di racconto normale. Abbiamo giocato con le accelerazioni, con i ralenti, con gli stop frame. Abbiamo montato più sequenze all'interno dello stesso quadro che viaggiano ognuna per i fatti suoi. Quindi, insomma, in quel senso lì abbiamo cercato di accelerare il più possibile proprio perché, insomma, la contemporaneità
va in quella direzione, cioè il racconto deve avere proprio un senso, un racconto molto dilatato, se no altrimenti oggi credo che sia un po' obsoleto. Più che del racconto, forse vedendo questo rapporto tra di noi all'interno della banda, anche questo ritmo molto, no? Cioè, riusciva a essere. Poi sicuramente c'è stato un lavoro anche al montaggio, questo non lo metto in dubbio, ma è un ritmo che mi è piaciuto vedere perché anche quello non è assolutamente all'ordine del giorno.